Ehi, tu! Vuoi guadagnare dei soldi in maniera molto facile e veloce? Giocando ai videogiochi? Iscriviti a GameKit, segui il link in descrizione e unisciti alla community. Completando obiettivi dei free to play elencati sul sito potete guadagnare punti che potete spendere in tantissimi vari modi. In che modo, ad esempio? Guardate sul sito, non ve ne pentirete. Hello guys, sono Shane e benvenuti su un nuovo Free to Play. Oggi siamo su Headshot. Sì, avete capito bene, questo Free to Play browser game si chiama Headshot. Bene, come riassumere in poche parole questo gioco? Darvi un'infarinatura generale senza farlo sembrare una merda? Difficile, molto difficile. Allora, Headshot vi avviso subito che è un gioco Free to Play, appunto, browser game FPS. Nato da poco, quindi ovviamente, come potete vedere già dai canali e dalla barra dei player, non è tanto giocato, è veramente poco conosciuto, quindi infatti faccio anche questo video per farvi conoscere che esiste questo titolo. Bene, Headshot in sostanza, appunto, è un FPS con cose che abbiamo purtroppo, dico purtroppo perché purtroppo già visto. In che senso? Partiamo dalle cose basilari. Abbiamo niente le due squadre, abbiamo i terroristi e i poliziotti. O, insomma, forze dell'ordine, chiamatele un po' come volete. Per collegarmi a questo discorso, devo andare direttamente nello shop e vedere la cosa drastica di questo gioco. Cioè, ovviamente c'è la moneta di gioco, quella virtuale, e c'è la moneta di gioco, quella shoppata. Indovinate un po'? Sì. Per avere le armi potenti dovete shoppare. Queste armi le avete per sempre? Neanche per idea. Scaresse, 29 gold, un giorno. Remington, 39 gold, 3 giorni. AVM, AVP e AVM, 29 gold, un giorno. Sì, solita magagna, se non shoppi, le armi che comprerai fanno schifo. Però tranquilli, ovviamente c'è anche la sezione senza, appunto, i gold. C'è anche quella con le monete del gioco. Però anche qui diciamo che non siamo esattamente nelle condizioni migliori possibili. Intanto vediamo un po' le armi normali. Abbiamo la R15, l'MP5, abbiamo lo SCAR, l'AVM, la K47, l'M4A1, FAM, insomma, le classiche armi che siamo abituati a vedere. Possiamo comprare anche gli eroi, i personaggi, come infatti avete potuto vedere qua che ne ho tre, perché ho acquistato precedentemente Gates, che è questo qua, che costava 10.000 monete di gioco. Qua abbiamo appunto altri soldati che possiamo acquistare. Abbiamo le mutazioni, perché in questo gioco sono presenti anche una sezione di zombie, circa. Purtroppo questa informazione non ve la posso dare per certa perché non c'è una singola room che ho trovato che gioca a questa roba con le mutazioni, quindi non ho la più pallida idea di che cosa dirvi. Poi abbiamo ovviamente il nostro inventario, in cui possiamo ovviamente cambiare il nostro equipaggiamento, le armi, pistole, coltelli, granate, tutti i nostri eroi. Abbiamo Jeff, Chris, che sono quelli base, Gates, che è quello che ho comprato, oggetti, il White Chris e il Blue Chris, che parleremo tra poco, gli oggetti scaduti. Ok, abbiamo ovviamente la sezione del ranking, possiamo vedere i player più potenti, infatti abbiamo per ora il livello massimo dei player è stato il 22, io sono all'8 se lo state chiedendo. Ovviamente si expa facendo le partite, vincendo, le perdendo, facendo kill, eccetera, eccetera. Abbiamo ovviamente le stanze, come abbiamo detto prima, con le varie room per giocare, ma non andremo ancora in game, abbiamo ancora un piccolo discorso da fare. Sì, vi ho detto che le armi shoppate e tutto quanto, però avete visto i cristalli, che vi ho detto che non ve lo spiego subito che cosa servono. C'è questa bellissima sezione chiamata Armory. Noi clicchiamo e abbiamo tre tipi di armory appena il gioco carica.
Abbiamo carica 1, 2, 3, via, via, su. La Silver Armory, l'Elite Armory e la Golden Armory. Attenzione, è la prima volta che sento un suono in questo gioco dal browser. Allora, la Silver Armory è quella base che si guadagna i Silver Crystal ogni giorno facendo il check-in giornaliero, facendo la prima kill e giocando le partite. Ci sono due tipi di armory per ogni Silver, Elite e Golden. Questa è la Super Silver Armory che si sblocca ottenendo un premio della Silver Armory normale, cioè questo. Quando abbiamo 30 cristalli possiamo giocare, diciamo, alla roulette russa. In che senso? Tutte queste caselle si chiuderanno, si mischieranno e noi dovremo sceglierne una. Quindi abbiamo la possibilità di beccare l'accesso alla Super Silver Armory, beccarci la Deagle, la K, esperienza, soldi, un bel po' di cose. Ovviamente qua, come vedete, le armi sono sempre a tempo. Diciamo che l'unica roba vantaggiosa è che alcune armory, tipo questa da Super Silver, ci sono anche armi potentissime, infinite. Sì, abbiamo la possibilità, se abbiamo un, scusate la volgarità, culo magistrale, di guadagnare armi infinite strapotenti. Elite e Golden? Bisogna guadagnare i Blue Crystal, ovviamente, e i Golden Crystal, Yellow in questo caso. E anche qua abbiamo armi nella Super Elite strafighe, infinite, la Madonna, e la normale che pecca un po' perché sono tutte quante a tempo. Adesso il discorso della Golden. Nella Golden Super abbiamo le armi dorate, fighe, infinite, e nella normale armi dorate, fighe, non infinite. Ovviamente i cristalli Elite si possono comprare con i soldi veri, i Golden pure. I Silver invece tanto tramite il game. Ma questi qua ovviamente Silver e Golden, cioè, i blu e i yellow, precisiamo, si possono anche guadagnare appunto normalmente qua nella Silver Armory, Super Silver Armory e compagnia bella. Ultimo dettaglio, ma meno importante, c'è l'Energy Reserve. Cosa serve? Una volta completata la barra di energia, avremo accesso, anche se non avendo trovato la casella della Super Silver Armory, direttamente alla Super Silver Armory. Quindi ci vuole un casino di tempo, se non sei un culo della Madonna. Tolto sto discorso, direi che possiamo andare a fare almeno, diciamo, qualche kill, se vogliamo dire. Perché, diciamocelo, non c'è così tanto da spiegare in questo gioco, appena vedrete il game così. Cioè, capirete subito cosa intendo dire. Appena il gioco si caricherà, vi farò vedere cosa intendevo dire. Tun tun tun. Tun tun tun. Vive caricamenti. Potrei tagliare questa parte, ma non lo farò. Il perché? Perché purtroppo non posso registrare con Fraps queste cose browser, quindi per evitare casini faccio tutto quanto direttamente senza tagli. Professionale? Per niente, ma divertente. Comunque sia, come avete visto all'inizio del video, che vi posto da un po' di video degli FPS, se state seguendo anche altri video FPS, vi consiglio sempre di registrarvi al sito gamekit.com, che è un sito in partnership con me. Tramite Gamekit, giocando a questi giochi qua, tipo appunto Headshot e tanti altri che recensirò e ho già recensito, potrete completare gli obiettivi assegnati da Gamekit e guadagnare punti che potete spendere per ottenere ricariche di Steam da 5-10 euro, RP di League of Legends e anche sconti su giochi abbastanza pesanti. In che senso intendo con abbastanza pesanti? Sconti pesanti? Sni! Con giochi pesanti intendo titoloni come Call of Duty Black Ops 3, Fallout 4, il nuovo Star Wars. Quindi vi consiglio, se volete avere sconti pesanti, guadagnare soldi su Steam facendo relativamente poca fatica, perché effettivamente le missioni date da tipo questo titolo Headshot sono veramente facili da fare, vi chiedono giusto 10 minuti di tempo al giorno. Vi consiglio pesantemente di. No, è finita la partita. Ah, certo, io entro e finisce la partita. Yeah! Viva, ready.
Viva, mi piace. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a Genkit con il link qui sotto, presente. E direi che, visto che questa partita non sta partendo, direi di buttarci in un'altra che è già partita. Sperando di non avere un'altra volta a rifare tutto il caricamento da capo. Gesù Cristo. Ok, taglio. Ed eccoci qua, ragazzi. Tanto per rimanere a ridere, tra virgolette, ho trovato un gameplay mutazione. Così la propria prima volta anche insieme a voi. In cui il nostro compito da mostriciattoli è riuscire a uccidere gli umani. Come? Ottima domanda. Tra mille esplosioni, casini e bombe. Uccisi. E adesso siamo gli umani. Sì, se avete già giocato a Counter-Strike, credo che abbiate capito come funziona. 3, 2, 1. Ok, non siamo noi zombie, quindi è già un vantaggio. Direi che è abbastanza casinistico. Comunque, ragazzi, questo qua era Headshot. Credo che non serva poi vedere altro. Cioè, questi pochi secondi di gameplay vi hanno fatto capire tutto. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo free to play. Bella, ragazzi!